Andiamo con le pagelle di Fiorentina Udinese, 2-2, successo praticamente di tutto, 6 a Terracciano che fa due belle parate, rischia la frittata sulla punizione, si riscatta poi con un'altra parata sempre sulla punizione di Samardzic. Linea difensiva Caiode 5 e mezzo, soffre un po' la fisicità dell'Udinese, la sua partita dura un tempo e il cambio italiano alla fine è giusto. Ranieri oggi non bene, voto 5, ha responsabilità in tutte e due i gol, sul primo perde Lovric, sul secondo non assorbe sempre la palla dello stesso Lovric ed è da un suo disimpegno sbagliato che nasce appunto l'azione che porta alla seconda rete dell'Udinese. È andato meglio quarta, che inizia in maniera un po' diciamo ondivaga, ma poi vince tanti duelli individuali, quindi voto 6 per quarta, 5 e mezzo a Biraghi, due buoni traversoni, due buoni cross, però sbaglia il rinvio da cui nasce il 2-2 dell'Udinese, il disimpegno uscendo un po' troppo leggero in quella circostanza. A centrocampo Duncan 5 e mezzo, la sua gara dura un tempo, non si era calato molto bene la contesa, però poteva essere la sua gara fisica. Mandragora ha fatto peggio perché in occasione del primo gol si fa scippare il pallone da Lovric, per lui il voto è 5. Arthur entra e con le sue geometrie cambia il volto della Fiorentina, pur non facendo niente clamoroso, voto 6. Note dolenti gli esterni, Iconé voto 5, sbaglia un gol abbastanza clamoroso nel primo tempo e poi un paio di buoni disimpegni non gli evitano l'insufficienza, che è pesante anche per Brecalo, voto 4 e mezzo, che non riesce mai a entrare nel vivo della partita. È un giocatore con la valigia in mano e in questo momento non dà quello che deve dare alla Fiorentina. Beltran 7 e mezzo per il rigore procurato e il gol di testa, davvero centravanti, la rimonta porta il suo nome. Diamo Sebo Bonaventura che c'entra un palo abbastanza clamoroso che poteva portare addirittura la vittoria, anche se in altre circostanze Bonaventura poteva far meglio, non in quella situazione, in altre due. Poi andiamo anche con chi è subentrato, Faraoni, un ingresso in campo di decisivo, anche se sul secondo gol accorcia un po' così e così, però il voto è 6 e mezzo. Diamo 7 a Anzolà che tira un rigore importante, senza voto Baracca e Milenkovic, 6 italiano che riesce a non perdere la partita.